Ciao! Benvenuti a un nuovo video. Io e le mie orecchiette da volpe prese su Shein vi diamo il benvenuto in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara di Sephora, il Size Up Mascara, questo qui, che adesso vi mostro. Vi state ancora chiedendo perché una con le orecchie da volpe recensisce mascara? Beh, allora ho anche la tisana con la cannuccia per non rovinare il rossetto. Dunque, siete nel video giusto se volete un po' di frivolezza. Mascara Size Up di Sephora, volume extra large e immediatamente. Mascara che offre un volume extra large. Sto traducendo dal francese. Ok, quindi super volumizzante. Effettivamente si chiama Size Up. Prezzo 14 ml, 12,99 euro. Vi ricordo che fa parte della linea Sephora, quindi Sephora Collection, ed è difficile che sia scontabile se non in certi periodi dell'anno, ma anche lui può essere in sconto. Dunque, prima di cominciare, vi devo dire che promette di essere una formula vegana, e questo guardando l'inci è vero, ma attenzione perché contiene siliconi, conservanti, tutto il resto, però è una formula vegana. Dunque, vi faccio vedere l'applicatore, che per essere un mascara, lo sto pulendo, per essere un mascara volumizzante, ha un bell'applicatore cicciotto, molto bello, è cicciotto come piace a me, fatto un pochino a clessidra, è pratico, ha le ciglia. Le setole più in fondo sono più rade e si infoltiscono arrivando. Provo a pulirlo bene per farvelo vedere. Ecco, più andiamo all'inizio e più sono folte. Vedete? È bello anche l'applicatore perché fin dalle prime passate, cioè, le acchiappa tutte le ciglia. Cioè, davvero, aspettate. Vedete, se proprio prende tutte le ciglia. Comunque, io ho fatto le clip dove metto l'applicazione, con senza mascara, e poi il test su strada per vedere come si comporta, comporta durante la giornata, perché lo vogliamo testare bene a modo. Però devo dire da subito che l'applicatore mi piace tanto perché davvero le acchiappa bene, non è, a meno che non andiamo super di fretta, è facile da applicare e il colore fin dalla prima passata è nero, ma nero intenso. Quindi davvero, anche durante la giornata per andare a lavorare o per poco intendo che non dobbiamo fare un look esagerato, base viso, passate di mascara e siamo a posto, perché questo fa vedere la differenza dal prima al dopo mascara. Quindi è bellissimo. Se vogliamo lavorarlo un po', a proposito, vi ho fatto vedere la confezione, è questa qui. Io, mentre parlo, mi viene in mente ogni tanto le cose da dirvi, questo, e questa è la sua scatola. Che andrebbe qui. Ok, intanto ho messo anche così, fatto partire le clip col voto e l'inci. Dunque, mascara chiede, se lo vogliamo lavorare bene, possiamo davvero stratificare le passate ed lasciando asciugare un attimo tra una e l'altra. È difficile sporcarsi, almeno che non mettiamo troppo prodotto, ma basta pulire lo scovolino prima di applicarlo. Arriva davvero dalla radice alle punte. Comunque, vedete le clip dove lo applico, così si vede davvero più che la teoria, la pratica di come si comporta. Bello, molto bello, e si vede la differenza. Ma davvero è così volumizzante e dura tutto il giorno? Anche questo lo vedremo nelle clip. Thank you.
Adesso sono le 11:37 ed iniziamo ufficialmente questo test. Vediamo come si comporta durante la Eccoci giornata. qui. Allora, 18:03, quindi è il caso di fare un aggiornamento. Intanto ho recuperato la scatola che dice Size Up, volume extra large immediato. Effettivamente il volume c'è. Allora, in 6 ore posso dire che non ha perso l'intensità, si vede. Si vede ancora. E non ha, vedete che le ciglia sono ancora belle morbide. Non perde pezzetti, non crea grumi, mi piace. Ah, altra cosa, vediamo. Non ho provato, però vediamo a tirare. Perde appena appena, però dobbiamo tirare. Quindi ci sta piacendo molto e oltretutto oggi mi sono sciolta. E comunque, dunque, tra poco direi che facciamo anche il test doccia e capelli, così vediamo anche se non è waterproof. Come si comporta sotto Ok, l'acqua? sì, lo ammetto, sono in quel classico momento che dico, ma perché l'ho fatto? Comunque, doccia fatta, capelli fatti e vediamo il mascara. Dunque, mi avvicino. Ha perso un po' i pezzi, ma c'è. Quindi non sarà waterproof, ma comunque c'è. E ora proviamo a struccarlo. Dunque, vediamo con il solito pannetto in microfibra, ma non ho molte speranze su questo, eh. Infatti viene via, sì, ma più che altro la matita. E qui c'è ancora tutto, ma lo ce l'immaginavamo, quindi prendo il mio gel micellare. Cambia. Struccante occhi, struccante bifasico, acqua micellare. In questo caso sto usando il gel micellare della Barocca, è buono, valido. E viene via tutto. Ok, rimuovo gli ultimi residui, ma direi che il test Devo è dire andato. che più di un mascara volumizzante, che comunque ha una formula cremosa che avvolge bene le ciglia e durante la giornata quindi le volumizza. Sì, si vede che c'è più volume, ma le allunga anche tanto. Sono proprio, si vede la differenza. Bello, apre lo sguardo, ciglia allungate, mi piace. Ha una formula cremosa ma non pastosa, non crea grumi durante la giornata, anche se, come dire, se prendiamo del vento oppure se una leggera pioggerellina non si sgretola, non ho il fallout sotto dei pezzettini ed è oltretutto questa non è la formula waterproof, ma esiste anche la formula waterproof di questa mascara che lo trovo perfetto da applicare per andare in piscina, al mare, se un evento che possiamo depiangere, non so. Ecco, e in questo caso è meglio la formula waterproof, ma anche questa dura davvero a lungo. Cioè, avete visto il test che l'ho fatto sotto la doccia? Un pochino sì, si è macchiata la palpebra, ma ero sotto la doccia e questo non promette di essere waterproof, quindi si comporta davvero bene, ma davvero molto bene. Anche da struccare non è così semplice, ci vuole uno struccante specifico, quindi un olio o un bifasico, comunque uno struccante per... Scusate. È passato un cane da solo. Bene. Ah, ok, ho visto dalla telecamera, sono passati due cani da soli. Un po' pericolosi veramente ed è per strada da soli, ma abitano in zona, dovrebbero esserci abituati. Speriamo. Me lo auguro davvero per loro. Allora, comunque sia, cosa vi stavo dicendo a questo punto? Io non devo guardare la telecamera mentre guardo, mentre registro i video. Vi stavo dicendo che non è waterproof, ma si comporta davvero molto bene e oltretutto ci vuole uno struccante specifico per struccarlo bene a modo. Quindi un olio, un burro, un bifasico ed avete visto comunque perché facciamo lo struccaggio assieme.
E a questo punto io vi devo dire che mi è piaciuto davvero tanto, si comporta bene, molto valido, ha un prezzo accessibile, quindi mi piace molto. E ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, come siete trovate, se vi è incuriosito, se vi ho fatto scoprire un mascara nuovo, se vi piacciono le mie orecchiette, tutto quello che volete. Ed io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!